Ed eccoci arrivati anche questa sera a parlare di un'altra razza e delle sue malattie trasmissibili geneticamente grazie a Laboclin Italia, laboratorio di diagnostica clinica veterinaria. E non sono da solo a fare questo viaggio ogni sera in determinate razze, ma lo faccio insieme alla dottoressa Flavia Bullo. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Alfonso, buonasera a tutti. Allora, ciao, grazie sempre perché siete sempre molto numerosi per questo appuntamento che si ripete tutte le sere, venerdì sera alle 21. E quindi cominciamo subito con la prima introduzione, no? Esatto, come al solito, esatto. Lascio a te la parola, Flavia. Perfetto, mettimi. Bravissimo. Allora, partiamo a parlare della patologia autosomica dominante. Da sinistra verso destra incontriamo il soggetto geneticamente sano, conosciuto anche come PrioClear, non manifesta la patologia e non la trasmette perché non presenta mutazione. Il soggetto centrale è il soggetto portatore, conosciuto anche come carrier, presenta la mutazione su uno dei due alleli e in questo caso manifesta la malattia e la trasmette. A destra individuiamo il soggetto geneticamente affetto, ossia il soggetto manifesta la malattia e la trasmette e la mutazione presente su entrambi gli alleli. Eccolo là, e quindi chiediamo quella dominante, ovvero quella che ce l'ha e la trasmette. E si vede, esatto. E invece la successiva? La patologia autosomica recessiva, anche qui affrontiamo i soggetti da sinistra verso destra, incontriamo quindi il soggetto geneticamente sano conosciuto come PrioClear, che non manifesta la patologia e non la trasmette perché non presenta mutazione, il soggetto portatore, conosciuto anche come carrier, che non manifesta la patologia ma la può trasmettere. Da tenere presente che non va escluso dalla riproduzione il portatore, bisogna solo avere accortezza nell'accoppiamento. Se il soggetto portatore è accoppiato con un altro portatore, potrebbe dare origine a un 25% di soggetti che manifestano la malattia. Quindi il portatore dovrebbe essere accoppiato con un soggetto sano o clear. Ecco qua. Infine, a destra individuiamo il soggetto geneticamente affetto che manifesta la malattia e la trasmette e presenta la mutazione su entrambi gli alleli. E qui abbiamo a che fare appunto con quella subdola, no? Come diciamo sempre. Esatto, esattamente. Quella che c'è ma non si vede. Cioè, esatto. C'è ma non si vede. Bene, ma però oggi stasera siamo qua per parlare del Basset Hound.
quindi questo cane, il cane di Colombo, no? Il tenente Colombo, esatto. Famoso serie TV, questo cane basso sugli arti con questo sguardo molto dolce. E lui ovviamente non è immune dalle altre patologie legate a tante razze canine, a tante cani, che sono le quattro patologie basiche, esatto. Che noi tutte le sere ripetiamo per non dimenticarcele. Ti mando alla prima slide. Grazie mille. Allora, iniziamo con la mielopatia degenerativa. È una patologia neurodegenerativa che insorge intorno ai 6-8 anni. Si manifesta con difficoltà deambulatorie, atassia e successivamente con paralisi degli arti posteriori con incontinenza urinaria e poi anche con la paralisi degli arti anteriori. Si tratta in questo caso di una patologia autosomica recessiva. E quindi siamo nell'ambito di quelle che dicevamo prima, che sono quelle un po' che c'è ma non si vede. E quindi esattamente. Bisogna stare attenti. La successiva invece? La successiva è l'ipertermia maligna, in questo caso siamo di fronte ad una patologia autosomica dominante, quindi il soggetto portatore manifesta la patologia. Si tratta in questo caso di un disturbo legato all'ipermetabolismo della muscolatura scheletrica, e si manifesta con contrattura generalizzata alla muscolatura scheletrica, ipercapnia, ossia aumento dei livelli di anidride carbonica, rabdomiolisi, ma anche aritmia cardiaca e insufficienza renale. Per la sera non ci facciamo mancare niente. Esatto, esattamente. Generalmente, a seguito di questa mutazione, la patologia si manifesta secondariamente a stress o a inalazione di anestetici. Ecco, quindi è importante nell'ipertermia maligna capire se abbiamo a che fare con lei o meno, perché anche durante una diagnosi per capire se questi sintomi sono dovuti a una reazione in quel momento oppure se sono dovuti al fatto che appunto viene espressa attraverso l'inalazione di anestetici o di un periodo di forte stress. Quindi è importante fare chiarezza. E questa è dominante, per cui o ce l'ha e si vede, no? Esatto. Bene. E andiamo avanti con la quarta, comune a tutte le tipologie. La terza. Ah, scusami, la terza. L'iperuricosuria. Esatto. Come dice il termine, si tratta di un aumento dei livelli di acido urico a livello urinario e a livello ematico. A livello ematico abbiamo 2-4 volte i valori normali. E a livello urinario è importante in quanto l'elevata quantità di acido urico determina la formazione di cristalli che causano calcolosi vescicale. Ecco, quindi... Siamo di fronte, in questo caso torniamo alle patologie autosomica, alla patologia autosomica recessiva. Quindi sempre quelle subdole che dicevamo prima. Quelle che c'è ma non si vede in qualche modo. E anche qua tutto l'apparato urinario viene messo sotto quadro, perché comunque la creazione di calcoli viene sicuramente stimolato più del dovuto. E andiamo alla quarta, quella che avevo anticipato io. Esatto. Condrodisplasia e condrodistrofia. Allora, condrodisplasia è un carattere dominante, condrodistrofia è un carattere semidominante. Questi due caratteri insieme sono responsabili dell'aspetto fenotipico delle zampe corte, visibili appunto nel bassetto o nel bassotto. Certo. È importante, per quanto riguarda la condrodistrofia, tenere presente che è correlata a degenerazione dei dischi intervertebrali e può portare a patologie quali l'ernia discale di Hansen primo, per cui per queste razze che notoriamente, proprio fenotipicamente, hanno le zampe corte per morfologia, si consiglia di selezionare i soggetti condrodisplasici ma non condrodistrofici, proprio per tale problematica. Ecco, quindi siamo proprio a chiarire questo particolare. È vero che la condrodisplasia è uno dei caratteri morfologici legati alla funzione di quella tipo di cane, di quella razza, però non devono essere controdistrofici, perché altrimenti poi c'è tutta una serie di problematiche legate proprio a tutto il telaio osteo articolare, ma soprattutto ai dischi vertebrali, che sono una roba da tenere molto in considerazione, perché comporta una serie di patologie non belle. Ma prima di passare alle quelle che riguardano prettamente il Basset Hound, volevo ricordare alle persone che ci scrivono che tutti i commenti che verranno fatti mentre io e Flavia parliamo sono seguiti dallo staff Labroc in Italia, che interviene rispondendo oppure dando consiglio o indicazioni. Quindi non vi preoccupate, anche se sembra che noi non vi stiamo leggendo, ma magari abbiamo
poco tempo per riuscire a dedicare il giusto tempo a tutti e quindi preferiamo attenerci alla scaletta. Quindi ringraziamo davvero per la partecipazione, ma dobbiamo proseguire. Lascio a te la parola, entriamo nel vivo delle patologie prettamente basse. Esatto, parliamo della grave immunodeficienza combinata legata al cromosoma X. Ecco. Allora, si tratta di una patologia recessiva legata ad una mutazione di un gene localizzato sul cromosoma X. Facciamo una premessa. Il maschio è XY e la femmina è XX. Per cui se il maschio presenta la mutazione sul cromosoma X, manifesterà la patologia perché non ha un altro cromosoma X per poter sopperire. Mentre nella femmina la patologia si comporta come una patologia autosomica recessiva. Ossia, se ho la mutazione su una sola X, la femmina non manifesta la malattia, ma può trasmettere la mutazione. Mentre se ho la mutazione su entrambe le X, allora anche la femmina manifesterà la malattia. Detto questo, come dice il termine del nome della patologia, si tratta di una situazione di immunodeficienza con predisposizione di infezioni virali e batteriche. Ci possono essere alterazioni di sviluppo e degenerazione dei linfonodi periferici. E questa patologia può portare anche a morte precoce, intorno ai 4 mesi, purtroppo. Che brutta cosa, veramente, veramente grave. La parola adatta che hanno messo come prima è giustissima, è grave immunodeficienza, perché ti muore un cucciolo a 4 mesi, è una roba brutta se ti dovesse succedere. Per cui, e quindi, riprendendo il tuo discorso, appunto, in questo caso i maschietti la passano male, se la passano, perché avendo soltanto una X sola, non possono sopperire e quindi se ce l'hanno, ce l'hanno, se la tengono e se la portano e tutto il resto. Per cui non è sicuramente non è una patologia equa fra i due sessi. Pende un po' di più verso diciamo, dare problemi ai maschi. Che ovviamente, come si diceva in prefazione, anche l'accoppiamento, bisogna stare attenti in questi casi e quindi è importante. Fare il test genetico per evitare questa patologia davvero molto grave. Il termine adatto è grave, quindi il nome della patologia è perfetto. Ma andiamo adesso con una successiva patologia legata al Basset Town. Esatto, parliamo di una patologia oculare che è il glaucoma primario ad angolo aperto. Allora, in questo caso abbiamo una disfunzione del tessuto connettivo dell'occhio che comporta un aumento della pressione oculare in quanto l'umore acqueo non riesce a essere drenato e questo aumento della pressione oculare porta ovviamente il cane ad avere dolore, fastidi, tenderà a graffiarsi, a stropinare la testa contro il muro e può anche arrivare ad avere comportamenti aggressivi e inappetenza. Se non trattata si può andare incontro a un danno nervo ottico e retina con cecità, per cui la diagnosi precoce è molto importante per consentire il trattamento, la riduzione della pressione intraoculare, consentendo quindi di prevenire i danni alla retina e al nervo ottico. Ci troviamo di fronte ad una patologia autosomica recessiva. Eccola qua, quindi sono quelle che ci sono ma non si vedono, per rimanere in tema anche oculare, nel senso, esatto. Gli occhi lontano dal cuore, ma in realtà qui il glaucoma è una roba seria e non va preso sotto gamba, quindi sicuramente è importante. Bene, e proseguiamo allora, adesso abbiamo ancora una patologia legata al Basset Town. Abbiamo una patologia di tipo neurologico in questo caso, che si chiama l'afora. È una malattia neurologica progressiva, si esegue il test solo su sangue NDTA, a differenza degli altri test che sono eseguibili sia su sangue NDTA in quantità di 0,5 ml, ma anche sono eseguibili mediante tamponi buccali. La patologia insorge intorno ai 7 anni e si manifesta con scatti involontari della testa, riduzione o perdita della vista, fino anche a crisi epilettiche, crisi mioclioniche, incontinenza fecale urinaria e anche in questo caso siamo di fronte ad una patologia autosomica recessiva che ricordiamo essere sempre un po' più subdola.
Ecco, devo dire che anche qua rientra nel ramo di quelle patologie che possono essere confuse con i primi acciacchi dell'età, quando poi in realtà non è quello. Quindi bisogna scongiurare, cioè fare in modo che non sia la lafora ed intervenire diversamente. Ma se poi è la lafora, sappiamo che, diciamo così, abbiamo i dati certi del nostro, tra virgolette, nemico. Ma immagino che l'Abrokin abbia studiato un pacchetto per il Basset Town, può essere? Purtroppo per il Basset Hound non c'è ancora. Probabilmente, siccome come sai, siamo sempre in continuo aggiornamento con nuovi test, magari verrà introdotto un pacchetto prossimamente. Ricordiamolo sempre, quello che noi stiamo dicendo questa sera, ovviamente è ai dati che abbiamo ad oggi, quindi potrebbe essere che magari fra un anno, rivedendo questo filmato su YouTube, potrebbero essere cambiate alcune cose, potrebbero esserci altre scoperte e magari, perché no, anche dei pacchetti più agevolati rispetto a dei test da fare. Quindi sicuramente tutto in In crescendo. evoluzione. Concludiamo con l'ultima patologia, io credo, allora, per il Basset. Esatto, abbiamo un'ultima patologia, si tratta della trombopatia. Come sappiamo, le piastrine sono delle cellule che hanno un ruolo importante nella coagulazione. In corso di questa patologia, le piastrine non riescono a rispondere ai segnali di attivazione, quindi l'animale sarà predisposto a ecchimosi e ad emorragie. Si tratta di una patologia autosomica recessiva. Eccola qua, quindi rientriamo nell'ambito delle patologie, quelle subdole, quindi c'erano, bisogna stare molto attenti a questa cosa. Bene, allora abbiamo detto tutto, io credo. Dobbiamo ricordare sempre che per quanto riguarda i test, richiesti da ENCI, bisogna rivolgersi al sito ENCI o agli uffici ENCI. Questi Certo. sono tutti i test che abbiamo validati e che offriamo per la razza. Ricordiamo che possono andare sul sito web enci.it e possono trovare tutte le informazioni legate più specificatamente alla propria razza di interesse. Bene, abbiamo detto tutto per questa sera. La prossima puntata parleremo di una razza molto amata in Italia, molto amata in tutto il mondo, la utilizzano dappertutto. Dorato perché d'oro, non perché ha il colore color d'oro, no? Perché è il Golden Retriever, vero? Esatto. Mi ha anticipato che ne ha parecchi il Golden, da tenere in considerazione. Sì, il Golden ne ha un po'. Bisogna dire, non è che se una razza ne ha di più o di meno, magari è peggiore o migliore di un'altra, no, è che bisogna fare molta più attenzione nella selezione, nell'allevamento, nella riproduzione e nella scelta di un cucciolo. Per cui chiedete sempre: un buon allevatore testa i suoi riproduttori, sempre, sempre. Allora, grazie all'Abrokin Italia, grazie a Flavia Bullo, ringraziamo tutte le persone che ci stanno scrivendo, che ci stanno seguendo. Non abbiate timore, verrete risposti dallo staff Abrokin Italia, che contemporaneamente a questo appuntamento sta seguendo i vostri commenti. Allora, grazie a tutti e appuntamento a venerdì prossimo con il Golden Retriever, sempre alle 21 e sempre su Facebook, sulla pagina Abrokin Italia e su Guide Cinofile Channel su YouTube. Grazie Alfonso, buona serata e buonanotte a tutti. Arrivederci, ciao. Ciao.